Gigi Farioli alla festa dello sport varesino qui, oggi da gennaio. Cosa rappresenta per te vedere così tanta gente, così tanti dirigenti e ex giocatori alla tua festa? Beh, cosa rappresenta per me? Innanzitutto un simbolo di affetto, di amicizia nei confronti di una persona che è stata atleta, ma continua a essere sportivo e anche tifoso. Ma la commozione che mi ha preso qualche minuto fa, che tu hai notato, viene dal fatto che queste persone hanno scelto, rispetto a Sanremo, rispetto a Salernitana Juve, rispetto ad altro, di venire a tributare attenzione e ad ascoltare. E un motivo in più per sentirmi ancor più determinato a rappresentare la provincia di Varese, a rappresentare lo sport, a rappresentare la passione, a rappresentare ciò che lo sport rappresenta di più alto, di più bello, per il singolo e per la società. Quanto è importante essere qui in una serata dove dicevi te, c'è la tua Juve che gioca, oggi avrebbe giocato anche la Yamamay, però purtroppo è successo quel che è successo in Turchia, però nonostante tutto hai scelto una data per far sì che tutti potessero venire, almeno gli sportivi di quasi tutte le grosse realtà. Non voglio assumermi i meriti che non ho, la data è stata scelta da chi l'ha organizzata e mi ha invitato, ma io ho scelto di esserci. Perché? Perché innanzitutto la Yamamay io l'avrei seguita in televisione perché era in Turchia e purtroppo ciò che è avvenuto in Turchia ha impedito anche che scendesse in campo. La Juve non la seguo, ma speriamo che vinca, ma non potevo mancare un appuntamento con le persone dello sport della provincia di Varese, perché questa è l'ultima settimana. E le persone devono votare con consapevolezza e possibilmente con entusiasmo. Tu hai fatto sport qui a Varese e sei stato sindaco a Busto. Sappiamo un po' la rivalità fra Varese, Propato e tutto, però tu chiaramente non è, se puoi vai di qui e di là. Questo dimostra che veramente c'hai amici un po' dappertutto. Allora, innanzitutto diciamo che io sono tigrotto e quindi ho una competizione con il Varese, ma tu sai che la vera competizione calcistica è con Legnano e non con Varese. Ma sono un grande tifoso dell'Inis, di quella che è stata l'Inis, dei roster del Varese Pallacanestro. E lì sono contro il 50% dei bustocchi che guardano verso Milano per la pallacanestro. Sono un grande tifoso della pallavolo anche perché ho giocato a pallavolo, ma attenzione, il campanile, lo dicevo, è un'identità positiva, il campanilismo è deteriore. E come in politica, il popolo è positivo, il populismo è negativo. Sei stato 10 anni sindaco a Busto, cosa ti ha fatto ritornare ancora in politica adesso? E che differenza c'è fra la politica di allora con quella di adesso? Allora, io non voglio sembrare malato di nostalgia, perché la nostalgia è il dolore del ricordo. Dico solo che io non ho mai abbandonato la politica, non ho mai abbandonato la passione per il bene comune, non ho mai abbandonato la passione per le idee, per la concretezza, per la gente di provincia di Varese e Lombarda. Io vorrei tornare perché c'è bisogno di una politica meno liquefatta, meno di selfie, più di contenuti, di competenza, di visione e spero, credo, di poterci mettere questo, entusiasmo, passione, esperienza e competenza. Probabilmente parlare con la gente, come stiamo facendo questa sera, forse aiuta di più che magari sui social dove si reclamizza di tutto e di più. In questo sono un vintage. Io frequento i social perché si deve, ma amo il rapporto con le persone, amo guardarle negli occhi, amo ascoltarle, stringere la mano e abbracciarle. Come stasera. Grazie e in bocca al lupo Ciao. poi.